The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street. Elena Cotta, bellissima, protagonista stasera, Simone Tamerino, e lei è stata molto gentile a concederci l'intervista prima di A Spasso con Daisy. E allora, ciao Elena e bentornata sul palcoscenico. Ciao, ciao, ciao a tutti voi, grazie. Grazie, è tornata proprio tanto volentieri, perché era 2 anni che mancavo. E vi dirò, il palcoscenico è quello che impegna tutte le risorse tecniche, oltre che quelli naturalmente di interiori e di un'interpretazione, di un attore, cioè tutto il suo bagaglio tecnico è veramente completo. Noi siamo degli artigiani, non mi stanco mai di dirlo, noi siamo dei ciabattini, con gli anni si impara il mestiere, e il teatro è proprio la completezza di una interpretazione. Felicissima quindi di ritornare. Il cinema è appassionante, ti dà tanto, ti dà cose meravigliose. Ho fatto questa cosa con la regia di Emanuela Piovano, che è un bellissimo titolo, geniale, Lash Door, e è stata più un'amichevole partecipazione, però con questo personaggio che era molto significativo per quello che riguardava, non dico proprio la soluzione, ma un grosso peso ce l'aveva. Ed è stato molto bello, molto interessante. Finito le repliche qui a Roma il 22 di marzo, il 30, il 31 e poi per altre 2 pose dopo Pasqua, devo essere in Trentino per il film di Mirko Pingelli. E The Beauty of... The Beauty. Per adesso il titolo è questo in inglese, non so se rimarrà la traduzione letterale o che cosa. Daisy è assolutamente affascinante nelle sue contraddizioni, perché sostanzialmente è una, così come appare, è una vecchia reazionaria che sembra che non abbia la minima possibilità di essere sensibilizzata sui problemi, sull'umanità degli altri. E invece no, poi alla fine scopre che si entusiasma per le tematiche, per la politica che di Martin Luther King, e diventa anche una sorta di attivista in questo senso, partecipa alle manifestazioni, cioè un capovolgimento. Vuol dire che questo personaggio comunque delle basi di non negative, ma le aveva la possibilità veramente di reagire e di essere sensibilizzato su quelle che sono le esigenze degli altri. Mi arriva regista, sto salutando marito mio regista. Ecco, allora io voglio dirti anche questa passeggiata con Timothy, con il tuo chauffeur di colore, passeggiata sono varie passeggiate che però portano a un accordo tra di loro, a una simpatia, forse anche a un'amicizia, no? Assolutamente sì, infatti c'è proprio una dichiarazione e di questo sei il mio migliore amico, quando ormai è diventata, perché questa esperienza di vita in comune dura 25 anni, un quarto di secolo, alla fine proprio poco tempo prima di concludere la... ma non è che non conclude la vita, ancora il pubblico la vede bella, vegeta e anche abbastanza ancora ringhiosa e aggressiva con il suo bel carattere. E niente, c'è proprio questa dichiarazione, sei il mio migliore amico, un riconoscimento di tutto quello che questa di umanità che gli è stata donata in questa lunga frequentazione. Grazie e tanti auguri per questa passeggiata con te. A voi, sempre a voi, grazie, all the best, ciao.
siamo sempre prima di andare in scena con Luca Negroni, sì, prima di andare in scena, perché tra poco ci sarà la prima, sì, la prima di A Spasso con Daisy. Luca Negroni è il figlio di Daisy e Timothy Martin invece è lo chauffeur che poi stabilisce una bellissima amicizia. Allora, in un minuto per uno, raccontatemi i vostri ruoli. Io sono Bully, il figlio che, come molti uomini, si trova a combattere con i due grandi amori della sua vita, la mamma e la moglie, e si trova messo in mezzo e non riesce, non riesce per quanto si prodighi, ma trova un valido alleato nello chauffeur. E tutti? Io sono Hawk Colburn e lui è il mio capo in realtà. Vengo da lui e prendo questo impegno di essere l'autista della mamma, in cui ci sviluppa questo bellissimo rapporto fra questa signora ebrea e questo afroamericano. È difficile però la convivenza, vero? Sì, all'inizio, perché sono due personaggi molto fermi sulle loro posizioni, però dopo un po' c'è la fiducia e ce la fanno a diventare veramente amici. E anche il figlio ce la fa messo tra queste due rocce? No, non ce la fa molto bene, tant'è che alla fine lascia la mamma in compagnia del suo amico, oramai l'unico vero grande amico. Ci dispiace, ma alla fine vince lui. E allora si esibisce auguri e andiamo a vedere la commedia. Benissimo, grazie, buon divertimento. Grazie, venite a trovarci. Certo, fino al 22 di marzo. Giusto? Sì, giusto. Sì. Al teatro Manzoni a Montezeglio. E allora eccoci con il regista Carlo Alighiero, famosissimo perché è uno splendido attore e splendido regista e adattatore la più delle volte, e questo A Spasso con Daisy. Allora, dal tuo punto di vista registico, dunque, intanto adattatore in questo caso no perché è scritto talmente bene, veramente bisogna solo rispettarlo. Proprio rispettandolo però mi ha invogliato a fare delle cose nuove in teatro, ho cercato di fare una cosa nuova. In teatro non si riesce, è sempre tutto fatto o meno. Però innovazione per me è una parola che mi piace moltissimo, e quindi quando faccio gli adattamenti lo faccio magari sul testo, e in questo caso facendo la regia l'ho fatto sulla regia, però seguendo il consiglio dell'autore. L'autore dice, siccome il testo è fatto in 23 momenti di vita, la prima 23 location, certo, quindi era la follia poterle fare scenicamente, allora ho pensato di farle cinematograficamente in teatro, di cinema in teatro, mettere assieme non dei momenti, di pezzettini, di film messi così, no, proprio raccontare attraverso una mousse cinematografica, raccontare tutta la storia e poi riportare tutto al teatro. Cioè il cinema mi dà la possibilità del cambio, di vivere questi 25 anni di America in vari luoghi, in vari momenti, e poi il teatro torna con la sua forza, con la sua testa. Questo anche perché non è stato permesso, anche perché il testo non è lunghissimo, il testo dura sulla media, proprio quella teatrale dice di ora, di un'ora e mezza di fatto di fila. Sì, certo. Con questi pezzi li fanno, per il percorso diventa leggermente più lungo, e quindi lo spettacolo è veramente uno spettacolo completo. Spero di esserci riuscito, non lo so, vediamo. Poi il teatro è bello provare, no? Io ci ho provato, come sempre, cercando di fare una cosa che possa piacere a voi, perché noi abbiamo questo difetto, dico noi per farlo anche di Elena, cerchiamo di recitare per il pubblico, a volte ci riusciamo. Grazie Alighiero e tutto il meglio. Grazie a voi, grazie. Thank you.
Sì, sono la signora Gilberto. No, 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 aspetta, aspetta prima di andare, tieni, questo è per te. Non è un regalo di Natale, tieni. Oh, signor! No, lo sai che io non faccio regali di Natale. Avevo 12 anni, sì, e siamo andati in treno. Non ero mai stata in treno e non avevo mai visto il mare. Ero così eccitata. Mio padre diceva che era il Golfo Persico, del Messico, sì, del Messico, non c'erano ma messo tra. Vuoi? Dimmi. Perché non vai a flirtare un po' con l'infermiere? Sei divertente, mamma. Vado a fare un giro. Vado. La marcia indietro. Signora, il cambio è un terzo braccio per me. In ogni caso, è un'automatica. Di tutti è bello, ma però anche uno stupido la può guidare. Sì, anche uno stupido è in grado di portare questa macchina. Signora, non sia così dura con se stessa. Lei non sa guidare bene, ma però probabilmente sa fare un sacco di altre cose che io non so fare. Non prova. Guarda, non ha mangiato la sua torta. Aspetta. Non lo so, se vi è piaciuto, allora...